Hey man, io sono il Gunner e benvenuti al terzo capitolo di Escape in the Palace. Questa volta, a differenza degli altri due capitoli, saremo noi in prima persona a muoverci dentro questa casa maledetta. Vi ricordo che questo gioco è stato creato da Luigi Curia e vi lascio il suo canale in descrizione, Metal Snake, quindi iscrivetevi al suo canale e partiamo. Mi chiamo Jason, sono un giornalista. Mi trasferì in Italia per lavoro. Presi un appartamento in affitto, ma ogni singola notte feci lo stesso incubo. Allora smisi di lavorare per andare in fondo a questa situazione e scoprì cos'è accaduto realmente in quella casa. Accesi il computer e vidi delle foto di un bambino appeso ad un lampadario e la madre che lo guardava. Ma in ogni foto si intravedeva un'entità con un cappuccio e cercai di capire chi era. Alla fine scoprì che era la sorella di Amanda Asa, Tania, che si trasferì a Trebisacce dopo la morte del marito e persi suo figlio in un incidente stradale. Così decisi di partire per Trebisacce al castello e trovare Tania e il figlio di Amanda. Yeah! E la Curia Studios Production presents Skipping the Palace 3. Wow! Mica che è ambientato qui dentro. Eh sì, cazzo è ambientato qui dentro. Oh! Wow! Bene. Ciao, tutto questo mi sa che non sta molto bene questo signore. Press enter to use, quindi enter. Non uscirai vivo da qui. Vedremo, fa una scommessa, brutta stronza. Niente, seguiamo la strada. Qui è chiusa, serve la chiave. Va bene. Seguiamo l'unica strada disponibile. Ciao. Tutto bene? Ma io entrerei di qua già che ci siamo, visto che siamo qui. Abbiamo già trovato una chiave, attenzione. Molto buio. Oh, suo figlio è mio. Oh. Pick up key. La musica è veramente potente. Che cazzo. Ti farò fare la stessa fine. Ma non credo proprio, guarda. Che cazzo. Girati adesso. Oh! Oh! Porca troia. Fanculizzati. Calorifero, se questo ti cade sui piedi fa un male della madonna. Attenzione, siamo fuori. Siamo fuori. Bella la... cielo stellato. Press enter to use. Posso aprire anche là? No, ho sbagliato, scusa. Non uscirai vivo da qui. Vuoi scommettere? Gli manca una parte. Dai, entriamo dall'altra parte. Vediamo un po' cosa ci riserva qui dentro, anche se non... Oh, una chiave! Meno male che sono entrato! Porca troia! Dicevo, una chiave! Ok, chiave... Sì, abbiamo la chiave...
La chiave potentissima che ci fa entrare ovunque, il passepartout per la vita. Anche lei mi sa che non sta benissimo. Ha perso un po' la testa. Basta queste battute idiote, inutili, schifose. Ok, qua dove siamo? Seguo la luce, solitamente porta sempre... No, non è la luce. No, non posso andare, mi sa. L'unica via di scampo è la morte. Vogliamo vedere? Ok, un corridoio tutto dritto! La bomba! No. Non c'è niente. Bene. Sì? Tutto ok. Tutto ok. Là c'è una luna. Una luna molto potente. Press enter to use. Oh cazzo! Ma che cazzo piangi, stronza? Chi cazzo è che piange? Sarà un tifoso del Benfica. Pick up the key. Press enter to use. No, non sta molto bene. Non è qui. E dove... Che cazzo? Che cazzo ridi? Vaffanculo. Pick up the key. Vediamo se è qua. Oh yeah. Un pochino. Salve. Di chi è questa testa? Di chi è questa testa appoggiata sul banco? Nessuno? Buongiorno. Anzi, buonasera. Una porta di legno. Adoro le porte di legno. Ah, bella. Non lo troverai mai quel moccioso. Ci vuoi scommettere? Mamma mia, se ti trovo. C'è? Il tuo percorso termina qui. Ma sto cazzo. Effettivamente non ho la chiave. Ah, ok, ho trovato la chiave, bella. Devo sempre guardare bene intorno. Peccato che mi sa che non è quella la chiave. Porca traia. Era questa la porta. Yeah. Oh! Pick up the key. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo ritornati qua. Il tuo percorso termina qui, sto cazzo. Sì. È finita la musica, no. Ah no, ok. Bella. Una pistola. Adesso sì che ti rompo il culo. Rito? Andiamo. Marcirai qui con i vermi, maledetto. Scommettiamo? Oh cazzo! Ok! Adesso ti rompo il culo! Che cazzo? Ciao! Ciao! Muori merda! Oh cazzo! Ritorno su! Ciao! 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 Muori merda! Chiudi sta cazzo di porta. La chiave. L'ultima chiave forse. Il problema è che devo rischivare quella merda. Porca troia. Ho detto stai lì. Merda. Ciao. E ora andiamo. Oh, te l'avevo detto! Yeah!
Te l'avevo detto, no, eh? E andiamo! L'abbiamo finito! Vai, Totania! Che cazzo? Ah no, ok. Totania! Te l'avevo detto! Te l'avevo detto! Bene ragazzi, questo era il terzo e ultimo capitolo di Escape in the Palace. Spero vi sia piaciuto il gioco. Come avete notato, sicuramente c'è stato un cambiamento. Non era più un punto and click, ma un gioco in prima persona. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel like potente. Iscrivetevi al canale mio e anche quello di Metasnake. Vi lascio il link anche della mia pagina Facebook e del mio canale di scorta. Noi ci vediamo presto al prossimo video. We believe!